Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, sono appena rientrato all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Coetanei, dove il Pisa finalmente ha vinto la prima partita della stagione contro il Cittadella, cosa che era contro ogni pronostico. Bene, vediamo, al di là di questo, vediamo com'è andata oggi. È andata, no, bene di più, dove Pisa è sceso in campo con l'idea giusta, la mentalità giusta. Un 3-4-2-1 contrapposto un 3-5-2, nel senso che diciamo si sono scambiati spesso Piccinini con Valoti per scambiarsi il posto alla mediana, ok? Quindi un'alternanza dove Torre Grossa ha indossato i panni del terminale offensivo. Questa è stata la diciamo l'idea di Aquilano, l'idea giusta, perché oggi Piccinini in grande spolvero e Lisandro Tramoni bene, veramente veramente bene, entrambi i giocatori gioventù fresca, e hanno corso e hanno veramente, abbiamo visto Lisandro spesso scendere giù velocemente, quindi cavalcare l'ala e poi insomma fare delle belle cose, e i traversoni eccetera eccetera, e sblocca l'equilibrio al 16esimo Piccinini, bellissima rete, quindi il Pisa va in vantaggio 1-0, io direi meritatamente. Dopodiché abbiamo preso due traverse, quindi sulla stessa azione. Peccato, perché a quel punto potevamo già stare su 2-0 tranquillamente, non avremmo rubato niente a nessuno. Quindi una squadra in campo ben messa, e quando si corre non ce n'è per nessuno. Quando nel calcio si corre e si prende l'iniziativa al centrocampo, come ho sempre detto, non ce n'è per nessuno. E niente, poi peccato per Caraccio, purtroppo al 20esimo ha dato forfè, è entrato alle verbe e ha tenuto bene il campo alle verbe, veramente oggi veramente veramente bene. Che dire, è un Pisa che è finito praticamente all'arrembaggio, cioè al primo tempo completamente in mano al Pisa, il pallino è stato in mano al Pisa, al di là dei primi minuti, ma sono i primi minuti di studio, dopodiché il Pisa è venuto fuori, ed è venuto fuori alla grande. Nella ripresa stesso copione, né più né meno, qualcosa ha provato Cittadella, ma niente di più. Dopo, nello scorrere la partita, abbiamo visto anche Valoti forte difficoltà, c'è poco da fare, ancora non ci siamo con Valoti, ancora non ci siamo, però insomma, vabbè, oggi ha fatto vedere qualcosa, sbagliato tanto, però qualcosina ha fatto vedere, e speriamo che questo ragazzo entri in palla presto. Poi ci sono state le sostituzioni. Ignato non, sì, mi è piaciuto, ma relativamente. Il Cittadella, dopo la seconda rete segnata da Esteves, una bellissima rete grazie anche a Torre Grossa, che ha chiuso il triangolo per Esteves, e Esteves ha insaccato, quindi un buon Torre Grossa, io direi oggi, buono, veramente, buon Torre Grossa, ha sbagliato poco e ha macinato tanto. Quindi Torre Grossa in crescita, bene così, ragazzi in crescita in generale, ok? Ragazzi in crescita in generale, poi ci sono state le sostituzioni perché ovviamente i ragazzi erano stremati, quindi è uscito Piccinini, è uscito Lisandro, è stato Vignato, mi è piaciuto il giusto, ecco, mi è piaciuto il giusto, io dico quello che vedo, poi uno può essere d'accordo o meno, però ecco, questo è il discorso. Valoti così e così, ma alla fine Cittadella all'85esimo ha preso in mano la partita, e non va bene, non va assolutamente bene, ha preso in mano la partita proprio nei minuti finali, e quindi siamo andati a rischio, spesso e volentieri siamo andati a rischio. Va bene, alla fine poi trovano il gol del 2-1, ma diciamo così, fortunosamente, perché è stato un gioco di flip, no, batti e ribatti, batti e ribatti, batti e ribatti, e alla fine Magrassi la vince e tira dentro. Poi l'arbitro negli ultimi minuti, cioè l'ultimo quarto d'ora, ha svalvolato
completamente svalvolato, diciamo così, per non dire di peggio, ha cominciato a dare falli inesistenti a Cittadella. Andate a vedere, perché insomma alla fine poi questa partita non la voleva fare finire più, cioè io non lo so, con l'arbitro, con Cittadella c'è una cosa inverosimile. Vabbè, comunque sia, alla fine ha dovuto fischiare, cioè, perché se no veramente alla fine ha dovuto fischiare forza di cose, ma io dico questo, abbiamo rischiato troppo negli ultimi 2-3 minuti, abbiamo veramente rischiato troppo, non si può rischiare dopo che hai praticamente dominato una partita, arrivare gli ultimi 5-10 minuti e rischiare addirittura di fare un 2-2. Bisogna stare attenti, dare una registrata e cercare di tenere la palla il più possibile a noi, ok? Quindi bisogna fare quello, perché se no si va a rischio, di pareggiare una partita dove il Cittadella sicuramente non si è meritato niente, ma neanche il gol di Magrassi, alla fine una cosa fortunosa. Purtroppo nel calcio c'è anche questo, un batti e ribatti. Il Pisa oggi ha tirato in porta bene, 6 tiri per noi nello specchio, 4 per il Cittadella, 4 col gol fortunoso. Comunque l'arbitro, ripeto, negli ultimi minuti proprio non ci ha capito niente. Va bene, detto questo, io ho visto una squadra in crescita, una squadra mi è piaciuta veramente, ragazzi, oggi col piglio giusto, mentalità giusta, piglio giusto, quindi bene così, ben, al di là degli ultimi minuti, ma bene così. Speriamo con l'Ecco di fare lo stesso risultato, perché abbiamo bisogno di, perché poi conteremo il Venezia, il Palermo, insomma, e quindi abbiamo bisogno di, in casa, di far punti, che sono punti importanti e punti preziosi, perché poi insomma conteremo delle corazzate, insomma, quindi dobbiamo cercare di, diciamo così, concretizzare il più possibile in casa adesso. Quindi bene, con Cittadella abbiamo incassato questi 3 punti, io direi meritati, e vediamo di, insomma, se i ragazzi scendono col piglio giusto e la mentalità giusta anche contro il Lecco, io direi che ci sono buonissime possibilità di trovare la vittoria anche contro il Lecco. Io ho visto una squadra in crescita, quindi bene, Aquilani aveva ragione nel, diciamo così, nel pre-gara, dove ha fatto la conferenza stampa, ho visto i ragazzi in crescita. Effettivamente oggi ho visto i ragazzi in crescita. La gioventù c'è, la gioventù cammina, la gioventù corre, e quando te corri i risultati in campo si vedono. Non c'è niente da fare, perché te anticipi l'avversario in tutto e per tutto, soprattutto al centrocampo, e quindi hai spazio libero per concretizzare. Bene, che dire? Io vi lascio così, ci troveremo mercoledì alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri dopo la partita con il Lecco. Io vi ricordo una cosa, se vi è piaciuto questo video mi raccomando pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e date un contributo al canale. Bene, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!